chignon basso dall'aspetto un po' particolare. Questo chignon ha un aspetto abbastanza intricato, ma in realtà è davvero molto molto semplice da realizzare ed è possibile realizzarlo attraverso pochissimi passaggi. Se vuoi quindi imparare a realizzare questa acconciatura, continua a guardare il video. Per realizzare questo chignon parto con una base di riga laterali e separo una sezione frontale di capelli dal lato in cui ho più capelli e la fisso momentaneamente con una mollettina, perché me ne occuperò dopo. Poi uso il resto dei capelli per creare lo chignon. Lego innanzitutto tutti i capelli in una coda bassa. Il tipo di chignon che ho scelto di fare io è lo chignon a nodo. Per creare il nodo metto la mano sopra la ciocca, poi piego la ciocca verso l'alto in modo da coprire la mano. Faccio girare la mano nella direzione opposta rispetto a dove sto tenendo la ciocca e le faccio fare un giro completo. Dopodiché prendo con la punta delle dita la ciocca che stavo tenendo con l'altra mano e la faccio passare all'interno del buco che si è creato. E questa quindi è la tecnica per creare il nodo. A parole sembra molto più complesso di quello che è in realtà. Io ti consiglio quindi di provare a creare il nodo mentre stai guardando il video, perché è un movimento davvero molto semplice e soprattutto molto automatico. Una volta creato il nodo, lo lascio disfare leggermente in modo da dargli una forma un po' più morbida e lo fisso poi con alcune forcine. A questo punto riprendo la ciocca che avevo separato all'inizio e la pettino con le mani portandola dietro alla testa. Per creare l'effetto caratteristico di questo chignon, posiziono una mano sopra la ciocca in modo da tenerla ferma e la posiziono sopra lo chignon. E poi uso l'altra mano per creare un leggero twist alla ciocca. Allargo poi leggermente il twist e lo fisso con delle forcine, facendo attenzione a posizionarlo in modo tale che si veda e che non si vada quindi a nascondere dietro lo chignon. Infine faccio gli ultimi ritocchi usando le forcine per fissare meglio il tutto e per dare a questa acconciatura la forma che più mi piace. Io ho poi deciso di rilasciare alcune ciocche frontali per incorniciare il viso. E l'acconciatura è finita! Questo chignon mi piace molto perché è semplice da realizzare ed è anche molto versatile, perché in base a come viene abbinato e sistemato può avere sia un aspetto più semplice che un aspetto più elegante. E che il video sia stato abbastanza chiaro. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di farmelo sapere lasciandomi un pollice in su e se ancora non sei iscritto al mio canale non dimenticarti di farlo cliccando su quest'icona che compare sullo schermo oppure sul tasto rosso sotto al video in modo da non perderti i prossimi video che carico. E noi ci vediamo al prossimo video!